20 dicembre 2006. Pier Giorgio Welby, politico e attivista costretto da una distrofia muscolare all'immobilità assoluta e al mutismo, sebbene mentalmente lucido, ottiene dopo anni di battaglie che vengano sospese le cure e staccati i macchinari che lo tengono in vita. Il suo caso ha aperto un acceso dibattito in Italia sull'accanimento terapeutico e sul diritto all'eutanasia. Era una persona che aveva questa volontà assolutamente ferma, su questo non c'è un dubbio, è assolutamente chiara. Il medico che, secondo la volontà di Welby, lo ha sedato e ha staccato il respiratore, è stato prosciolto da ogni accusa.